È stato inaugurato stamani all'aeroporto d'Abruzzo lo sportello Info Cicloturismo e Bike Station nell'ambito del progetto di Legambiente, polo di innovazione regionale sul turismo attivo e la mobilità sostenibile. Assessore Febbo, il cicloturismo è un segmento importante al quale la Regione Abruzzo guarda con grande attenzione. Sì, lo stiamo guardando, lo stiamo seguendo, stiamo cercando di recuperare il tempo purtroppo perduto con una pista importante che va da Martinsicura a San Salvo, ancora più importante, quella che è più bella, più caratteristica, quella che abbiamo in provincia di Chieti, da Francavilla a San Salvo, ma noi intendiamo, guardiamo a queste piste non solo in termini turistici, ma anche come mobilità sostenibile, mobilità residenziale, per cui andiamo avanti con questo progetto coinvolgendo Trenitalia e RFI, perché chiaramente tutte le stazioni debbono dotarsi di quegli impianti necessari. C'è già un accordo per cui la bicicletta non paga il bagaglio e quindi viaggiamo in questa direzione. Ci crediamo talmente tanto che ci stiamo proponendo come Regione capofila per un progetto ancora più ambizioso, cioè quello non solo due ruote e treno, ma quello di nave, due ruote e treno. Un progetto importante che la Comunità Europea ha attenzionato. Abbiamo già avuto i primi contatti, la settimana prossima credo che sarò a Bruxelles per discutere di un progetto di cui l'Abruzzo si vuole fare capofila, che va dalla Grecia e finisce in Puglia. Oggi, insieme con il Polo Inoltre a quell'aeroporto, attiviamo un primo sportello di informazione sul cicloturismo e lo sport attivo all'interno della Regione Abruzzo, un tema che si lega appunto sulla questione più ampia del turismo attivo e della mobilità sostenibile. Questo connubio tra mobilità e turismo a nostro avviso sarà la risposta vincente per dare anche una risposta, diciamo, a quella che poi è la variante clima alterante che cerchiamo di combattere.